Ciao a tutti! Vi ricordate che abbiamo trapiantato il basilico nei vasi in rotazionale e dopo l'estate sono cadute un po' di grandinate, acqua, intemperie, ce l'ha un po' rovinato, ma non per questo ci preclude di fare un ottimo pesto di cui andrò a parlare esattamente dopo la sigla. Garden Italia Vasi, qualità, stile, passione! Qua. Allora, vi ricordate che avevamo trapiantato il nostro basilico in questo bel vasone? Adesso lo vedete così brutto perché è già stato un po' tagliato e è stato soggetto ad intemperie, però ha avuto il suo spazio e le foglie sono ancora buone per riuscire a fare un ottimo pesto. Che cosa dovete fare? Praticamente si pigliano le foglie singole, così. Si staccano dal gambo in questa maniera, si lavano, noi per comodità abbiamo già lavato la nostra quantità e si asciugano, si mettono ad asciugare in un canovaccio. Allora, le quantità, le dosi per avere un vasetto di pesto, anche meno, cioè diciamo una porzione per farci delle trofie o degli spaghetti, sono 150 grammi circa di foglie di basilico, 35-40 grammi di pinoli. Circa un'ottantina di grammi di parmigiano reggiano, 4 grammi di aglio. In questo caso io uso l'aglione. L'aglione è un prodotto di San Quirico d'Orcia, in Toscana, ed è meraviglioso perché ha questa proprietà: insaporisce con il sapore dell'aglio, ma non lascia pesantezza, nel senso non lascia il, come si dice, il famoso disagio di uno che ha mangiato aglio. È molto intenso ed è leggerissimo. Un pizzico di sale e per riuscire a mantenere verde il vostro pesto, anche 2 gocce di limone, ma proprio 2 gocce. Questo qua l'ho scoperto da una ricetta di una mamma di una mia amica. Che cosa succede? Come procediamo? Allora, dovete avere un frullatore oppure il famoso pestello, il mortaio di marmo, ma il mortaio di marmo ci si mette una vita, per cui è molto più pratico usare un frullatore. Basta solo seguire due piccoli accorgimenti. Affinché il pesto vi rimanga bello verde e cremoso, bisogna fare delle piccole frullate, nel senso a intervalli di qualche secondo, in modo che così la foglia non si ossida del tutto. E in più le 2 gocce di limone mantengono quel colore, quella tonalità verde. Come procediamo? Mettiamo tutto il nostro pesto dentro la scodella del frullatore. Tanto ci sta tutto. Perfetto. Altro piccolo suggerimento, adesso mi viene in mente, è che l'olio d'oliva, l'extravergine, di cui ne serviranno circa mi pare 80 grammi, comunque dopo eventualmente vi stampo sul canale tutte le quantità esatte, dovrebbe essere lasciato in frigo per un 20-30 minuti, in modo che si addensa un po' di più e mantiene una cremosità maggiore del nostro sugo al pesto. Allora, dopodiché aggiungiamo i pinoli. Il pizzico di sale che ho già aggiunto prima, il nostro aglio, in questo caso essendo l'aglione ne mettiamo una metà e dopodiché si può iniziare a mettere un goccino d'olio il resto lo mettiamo quando mettiamo il formaggio dopo la prima tritata. Chiudiamo con il nostro tappo. Voilà. E frulliamo. Bisogna farlo un po' a intermittenza finché non abbiamo una certa consistenza del nostro pesto. Ecco, direi che questo è più che sufficiente. Adesso dobbiamo aggiungere il nostro formaggio. Se i topi non ce l'hanno già mangiato. E il resto dell'olio. Perfetto. E le 2 goccine di limone, proprio 2 goccine le tagliamo con questo tagliere. E voilà. E poi rifrulliamo. Sempre un po' intermittenza, eh?
Poi eventualmente con un cucchiaio di legno fate scendere un po' dalle pareti il resto del pesto, però direi che già così abbiamo già una buona consistenza. Peccato che non possiate sentire il profumo, ma vi assicuro che è proprio già buono. Eccolo qua. Allora, dopodiché che cosa facciamo? Togliamoci la lama, potrebbe essere pericolosa. Se volete mangiarlo subito siete liberissimi di farlo, altrimenti lo conserviamo in un barattolino con il tappo ermetico. Consiglio anche qua, affinché non si ossidi il pesto, il prodotto finito, vi conviene mettere, quando lo andate a conservare, un filo d'olio sopra. Adesso facciamo così. Profumato veramente. Vedete, nonostante il basilico fosse un po' acciaccato dalle intemperie, direi che il prodotto finito è veramente bello. Adesso poi andiamo a mettere sulla pasta dalla signora Maria e ci facciamo due spaghettini con il pesto fatto adesso. Voilà. Ecco qui, siamo quasi arrivati alla fine. Come vedete, viene fuori un barattolino dalle quantità che vi ho detto. Ok, agitatelo un po'. Poi eventualmente ci mettete su un goccino d'olio ancora, in modo da coprire proprio la parte superficiale. Ecco, così. Perché così l'aria non penetra nella vostra crema di pesto. E lo conservate. Potete conservarlo in freezer anche, senza problemi. Questo è il prodotto finito. 5 minuti di ricetta, un po' di passione, dei vasi fatti bene, del basilico e un po' di creatività. Ciao a tutti!